sia lodato Gesù Cristo. Solo una breve parola per condividere la parola che il Signore ci ha rivolto in questa liturgia, perché poi avremo un tempo dopo questa celebrazione di poter annunciare e spiegare meglio questa pagina del Vangelo che il Signore ci ha regalato attraverso le mani di Maria. Stasera siamo qui riuniti pensando soprattutto a lei nella sua casa, sotto il suo manto, a fare l'esperienza del suo amore, ma soprattutto questa bellissima pagina del profeta Ezechiele che abbiamo ascoltato, che può diventare una sorta di immagine che spiega per bene un po' quella che è la nostra situazione magari in questo momento. Dio prende il profeta Ezechiele e lo porta su un'altura a guardare un mucchio di ossa e dice: guarda, queste sono delle ossa, ossa di morti, ossa di persone, cioè, che hanno perso la loro vita, che hanno smesso, cioè, di avere una grande speranza, che si sentono rinsecchiti in quella che è la loro esistenza. Quante volte capita a noi di essere così, di sentirci morti, morti dentro perché non abbiamo più nessuna forza per affrontare le cose che dobbiamo fare. Abbiamo perso la speranza perché le nostre speranze sono state deluse. Volevamo qualcosa e non ci è stata donata questa cosa. Allora smettiamo di sperare, smettiamo di desiderare, smettiamo di andare avanti, moriamo dentro. Chi ci tirerà fuori da questi sepolcri? Chi ci tirerà fuori da questa esperienza di morte? Dice Dio al profeta Ezechiele: profetizza su queste ossa, cioè profetizza su questi disperati. Noi potremmo dire questa sera: profetizza, Signore, sulle nostre disperazioni. Tutti abbiamo delle disperazioni nella vita, cioè abbiamo delle cose dove soffriamo di più, dove la vita sentiamo che se ne va via, dove la speranza non è più forte e abbiamo bisogno allora di qualcosa che ci rimetta in piedi, qualcosa che ci rimetta in sesto. Pensate un po', quando noi siamo stanchi, affaticati, quando non ce la facciamo ad andare avanti, di che cosa abbiamo veramente bisogno? Abbiamo bisogno di sentirci voluti bene, abbiamo bisogno di essere amati. Capite perché noi siamo così legati a Maria? Perché Maria è quell'aiuto che Dio si è inventato per noi. L'amore di questa madre è quell'amore che ci rimette in piedi, è quella profezia che fa di nuovo passare dentro le nostre vite la speranza. Ed è un po' che grazie a lei e al suo amore che noi torniamo di nuovo ad andare avanti, torniamo di nuovo ad avere una direzione, un motivo per cui svegliarci la mattina. Sapete, le parole che il popolo di Israele dice di se stesso a volte possono essere le nostre stesse parole. Sentite un po', mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inanimate, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Vi capita mai, soprattutto di notte, quando non si dorme per qualche problema, avere la sensazione che non c'è nessuna via di uscita? Vi capita mai di sperimentare dentro la vostra vita la perdita di qualunque tipo di speranza? Perché hai provato, hai riprovato ancora ed è stato tutto vano, tutto inutile. Il demonio proprio su questi fallimenti costruisce il suo regno. Perché quando il demonio ci ha rubato la speranza, allora noi non crediamo più a Dio, non crediamo più che ci ama, non crediamo più che è il Salvatore, non crediamo più che ci può essere un futuro per ciascuno di noi. Ci sono dei momenti della nostra vita in cui forse non lo diciamo ad alta voce perché ci vergogniamo, ma ci sono dei momenti in cui desideriamo morire perché non riusciamo a vedere più nessuna soluzione. Allora è qui la nostra fede cristiana che comincia ad essere qualcosa che effettivamente cambia la nostra vita. La fede cristiana ci rimette in piedi, ci dà di nuovo una speranza, fa ripartire la nostra esistenza. Qualcuno di voi potrebbe dire:
ma dopo il dolore che ho vissuto, ma come può ripartire la mia vita? Dopo quello che mi è capitato, come possono esserci ancora delle speranze? Dopo tutto quello che abbiamo vissuto e che ci ha fatto male, come possiamo ancora sperare che ci sia un futuro per ciascuno di noi? Ecco perché siamo qui. Perché noi non abbiamo le forze per far questo, ma il Signore può tutto. E ha messo nelle mani di questa donna tutte le grazie di cui noi abbiamo bisogno per riprendere il nostro cammino, per riprendere questo nostro pellegrinaggio. Allora mi piace pensare che se una grazia questa sera noi dobbiamo domandare a Maria è quella della speranza, che questa donna, che questa madre ci ridia speranza, che l'amore che passa attraverso questa madre possa rimetterci in piedi. Se ci sentiamo a pezzi, questa donna ci riunisca interiormente. Se non abbiamo più nessuna prospettiva, questa donna ci aiuti di nuovo a sognare. Se abbiamo perso ogni aspettativa nei confronti di questa esistenza, questa madre ci dia di nuovo una motivazione per cui andare avanti. E questa è la grazia di cui noi tutti abbiamo bisogno. In un mondo che ci spinge a disperarci, noi abbiamo bisogno di speranza. Sapete, e concludo, c'è una cosa che noi abbiamo imparato a catechismo e che tante volte ci dimentichiamo. Tre cose sono importanti per vivere questa vita. Tre cose che sono tre doni. Non sono tre sforzi o tre premi che una persona deve meritarsi. Sono tre doni. La fede, la speranza e la carità. La teologia li chiama con un nome difficile, le chiama virtù teologali, ma tradotto significa che sono delle forze che noi riceviamo come dono. Quindi quando noi pensiamo di non avere fede, non dobbiamo dire a noi stessi, io devo avere più fede. No, la fede va chiesta perché è un dono. Quando noi non abbiamo più nessuna speranza, ci sono delle vite, dopo tutto quello che certe persone hanno vissuto, vai a dire a queste persone hanno devi avere speranza. Perché non c'è più nessun ottimismo, capite? Non c'è più nessun modo per guardare in maniera positiva la vita. Allora in quel momento, quando noi abbiamo perduto tutte le speranze, non dobbiamo rivolgerci al nostro ottimismo, no. Dobbiamo chiedere il dono della speranza. Ci sono dei momenti nella nostra vita in cui noi diciamo che non abbiamo più le forze di amare, non sappiamo più amare noi stessi, gli altri, il Signore, non abbiamo le forze per far questo. In quel momento dobbiamo domandare il dono della carità. La fede, la speranza e la carità sono tre regali che il Signore vuole fare a ciascuno di noi, ma questi regali il Signore può farli a noi se andiamo davanti a Lui, apriamo le nostre mani e con molta umiltà gli diciamo, Signore, aumenta la mia fede, Signore, dammi più speranza, Signore, insegnami ad amare. Ora, chi è dispensatrice di questi doni? Chi è che ci fa aumentare la fede, la speranza e la carità? Lei. Ecco perché la portiamo in giro per le nostre strade. Perché mi dia fede, speranza e carità a questo paese. Ecco perché la tiriamo dentro le nostre famiglie, perché doni fede, speranza e carità alle nostre famiglie. Ecco perché la festeggiamo, ecco perché senza che riusciamo a spiegarlo, tutti proviamo gratitudine nei confronti di questa donna, perché attraverso di lei, attraverso le sue mani, noi riceviamo quello di cui noi abbiamo bisogno. Ma fratelli, questa sera, in maniera speciale, domandiamo a nostra madre il dono della speranza. Allora non saremo più delle ossa in arrivive, non saremo più dei morti. Torneremo a vivere, torneremo ad avere speranza, torneremo ad avere dei giorni pieni di luce. Noi questo lo crediamo e lo crediamo possibile attraverso l'intercessione della nostra madre Maria.